ho deciso di candidarmi, di presentare la candidatura qui a Marotta per un semplice motivo, perché Marotta penso che sia il cuore propulsore, la spinta per tutta la vallata del Cesano. Marotta è Marotta, quindi Mondolfo, è la città più importante della vallata del Cesano e quindi Marotta ha anche tutte le infrastrutture che servono alla vallata stessa, la ferrovia, l'autostrada, il maggior turismo è qui a Marotta e quindi Marotta insieme a tutta la vallata del Cesano, mi riferisco a Mondolfo come borgo più bello d'Italia, Mondavio, borgo più bello d'Italia, i bronzi dorati di Pergola, ecco, insieme a Marotta, facendo una sintesi, una sinergia globale, la vallata del Cesano sicuramente avrà un maggior sviluppo. Quello che vorrei fare io è questo, cioè avvicinarmi di più agli amministratori locali, cercare di essere più vicino ai sindaci. Sto facendo il sindaco da due legislature a Mondavio e so quanto i sindaci stanno penando proprio perché non sentono il legame con il consigliere regionale, quindi con l'ente regione. Questa cosa qui vorrei portarla avanti con forza perché è ritornando verso l'amministratore locale con il quale ancora il cittadino ha il rapporto e ha la fiducia, perché noi amministratori locali, noi sindaci, ha fatto benissimo lo slogan Ceriscioli, il sindaco delle Marche, è rimasto l'unico step, diciamo, amministrativo che il cittadino ancora si sente vicino, che sopporta. Tutto il resto viene visto come una ruberia, come una cosa lontana, come una cosa che non appartiene più al cittadino. Questo è un peccato. Quello che vorrei essere invece un punto di riferimento dalla regione per i cittadini, per gli amministratori locali e per le associazioni anche di categoria, perché rappresentano degli interessi e gli interessi sono quelli che danno spinta propulsiva all'Italia stessa.